Buongiorno, bentrovati con la redazione di Premium Sport. Sale la febbre a Napoli per il ritorno di Champions League domani sera con il Real Madrid. La città ci crede, c'è davvero grandissimo entusiasmo per questa impresa che tutti si aspettano dal Napoli. Tra poco avremo le ultimissime da Castelvolturno, prima però si avvicina il big match tra Napoli e Real Madrid. Domani sera esclusiva Premium è il ritorno degli ottavi e si parte dal 3-1 per gli spagnoli dell'andata. Tra poco avremo le parole attesissime di Sarri in conferenza stampa, intanto vediamo come sta la squadra in ritiro a Castelvolturno. Se tutte le strade portano a Roma, dalla capitale il Napoli si è messo sulle tracce del suo sogno più ambizioso con convinzioni rinnovate. Nutrita dalla doppietta di Mertens, la grande illusione viaggia su meccanismi ed emozioni che la vittoria sulla Lupa, dopo tre sconfitte nelle precedenti ultime quattro gare, ha riacceso. Il folletto belga, uscito precocemente dall'Olimpico per una contusione, sarà regolarmente in campo. Impossibile contro il Real prescindere dalla sua ispirazione, la stessa che ha portato al Napoli 18 gol in campionato e 4 reti in Champions. Il tridente leggero, chiuso con gli infaticabili Callejón ed Insigne, appare la miglior soluzione tecnica e tattica per provare a far dannare la difesa blanca. Casomai più di un dubbio, in positivo, può suscitarlo la sontuosa prova di Rog alla seconda da titolare dopo la Juve in Coppa Italia. La stellina croata può senza presunzione aspirare a sfidare il connazionale Modric. Tuttavia, accanto ad Amsic, che tra poco affiancherà Sarri in conferenza stampa, e a Diawara, restano alte le quotazioni di Zielinski. La difesa sarà quella titolare con Koulibaly che al fianco di Albiol è apparso essersi liberato di tutte le scorie che avevano accompagnato il suo ritorno dalla Coppa d'Africa. È soprattutto lì dietro che Maurizio Sarri richiederà un'applicazione rigorosa, col 2-0 che qualificherebbe il Napoli. Abbandonarsi ai 10 minuti finali di sbandamento, come accaduto contro la Roma, sarebbe fatale. Ne può essere un deterrente l'idea di avere per portiere uno straordinario felino come Pepe Reina. Il Napoli interromperà il silenzio stampa che dura proprio dalla notte di Madrid, poi intorno alle 15 qui a Castelvolturno scenderà in campo per la rifinitura. Seguirà il ritiro per perfezionare l'operazione Remontada. Tutti uniti nel nome di un quarto di finale che nella storia Champions del Napoli è rimasto sempre una chimera. Nei 40 minuti passati insieme sabato sera, magari Sarri e De Laurentiis non avranno appianato tutte le reciproche istanze, ma il doveroso segnale di compattezza che si attendeva dopo Madrid è arrivato. In tempi di pace il saggio si prepara la guerra, scriveva Orazio, senza immaginare che un giorno si sarebbe riferito a Real Madrid. Napoli, la città di Napoli, aspetta come non mai questa sfida. Ovunque si parla infatti della possibile rimonta contro il Reale. Allora abbiamo fatto un giro con il nostro inviato, Daniele Miceli. Napoli si sveglia così, cielo grigio, un po' di vento, anomalia, eppure basta dire Real per accendere gli animi e la cassa di risonanza del cuore. Che non conosce età, servirà non un'impresa ma la partita perfetta, e la perfezione manda sempre una richiesta di amicizia, alla fortuna. La superstizione è allestimento base, a Roma il Napoli sembra tornato, full optional, no all'euforia, chiavi o cornicello in mano, ma bentornato ottimismo. Siamo forti, forza Napoli! Diciamo 2-0. Perché siamo forti. È uno squadrone quest'anno. Ce la può fare il Napoli, lo sapete perché? Perché il Napoli, quando gioca al San Paolo, si trasforma. Il Napoli può farcela perché saremo in 60.000. Il calore di 60.000 napoletani contro Ronaldo non c'è storia. Un gol di Insigne e di Mertens. Il Napoli, insomma, si mette a San Gennaro in difesa. Può essere con speranza ad animito. Sì, vince, vince. Devi essere ottimista, devi essere ottimista. Vince il Napoli, vince il Napoli. Ottimismo tra i tifosi del Napoli, certo grande rispetto per il Real, soprattutto per Cristiano Ronaldo, però. Cristiano, domani mi raccomando, piano piano, calmo, calmo. Arriva Cristiano Ronaldo, eh? Vabbè, quindi grande campione. È forza Napoli, però. Intanto ce n'è uno. Uno glielo diamo in anticipo il primo tempo e un altro glielo diamo al secondo tempo. E poco fa è arrivato Cristiano Ronaldo, è arrivato il Real Madrid a Napoli. La squadra si è chiusa in un hotel blindato, infatti tutte le 150 stanze sono state prenotate dal club spagnolo. Vediamo. Il grande dibattito già imperversa nelle radio madrilene da giorni. Giusto dopo il 3-1 del Bernabeu schierare comunque la BBC, secondo un sondaggio di AS, il 77% dei tifosi del Real non vuole quei tre là davanti, preferendo un Madrid all'italiana per difendere meglio il doppio vantaggio. Zidane al momento tira dritto, anche perché nella vittoriosa trasferta 4-1 su Eibar nei Paesi Baschi, l'allenatore francese ha praticamente risparmiato quasi tutti i big, come nella sfida contro il Las Palmas,
Dallas. Sarà dunque, come sottolinea Marca, un Real con molta benzina nel motore, visto che gli unici con 180 minuti sono Keylor e Ramos. Cristiano è rimasto nella capitale spagnola, così come Bale, che era squalificato. Zero minuti nell'ultima uscita nel contachilometri dei due assi, mentre Benzema ha giocato e segnato una doppietta, ma la partita precedente era entrato solo per uno spezzone finale di 19 minuti. Zizou ha amministrato al meglio le forze in vista della super sfida del San Paolo. Ora deve pensare a isolare la sua squadra, impresa non semplicissima. Il giornalista spagnolo Enrique Ortego, presente nella trasferta del Real a Napoli nel 1987, racconta di un'accoglienza contraddistinta da gestacci, violenza verbale, lanci di uova, ma anche striscioni molto, molto offensivi fuori dal ritiro scelto per l'occasione a Castellammare di Stabia. 30 anni dopo, l'hotel scelto si trova invece in centro città. Questa, la suite dove dormirà Ronaldo, dotata ovviamente di ogni comfort. Palazzo d'epoca, ma la vicinanza al centro potrebbe far passare la notte in bianco ai Blancos. Nell'87 quel Real non chiuse occhio per le serenate notturne. Torniamo adesso al campionato con l'Inter che rialza la testa a Cagliari dopo la sconfitta interna con la Roma. 5 gol per ripartire e soprattutto per inseguire un posto in Champions League. Una manita per rimanere agganciati a Treno e Trenino Champions, seppur sempre lontani 6 punti ancora più affollati. 5 dita per salutare tutti i fantasmi che svolazzavano sopra la panchina di Pioli, ben fissata ancora prima della partita da Piero Ausilio. Soprattutto in Italia ci si diverte a mettere in discussione, perché la normalità non paga, non fa vendere, non fa discutere. A noi invece interessa la normalità, il nostro progetto, che è Pioli, e con lui stiamo costruendo, attraverso anche il lavoro di questa stagione, il futuro. L'Inter a Cagliari soffre solo all'inizio e alla fine del primo tempo, poi risolve in un sol colpo tutti i problemi che aveva avuto con la Roma, ritrova Perisic alla seconda doppietta in trasferta e riscopre finalmente Verbanega. Parte Banega, la palla dentro, il super gol di Ever Banega, terzo gol in questo campionato. Trovavo un po' difficile dopo la sconfitta contro la Roma, ma direttamente oggi abbiamo visto che siamo una grande squadra, che abbiamo fatto bene, abbiamo fatto 5 gol e dobbiamo continuare così. I nerazzurri riescono anche a resistere alla voglia di Borriello e del Cagliari di riaprire la partita e a inizio ripresa la chiudono con il 4-2-3-1, che sembra la soluzione giusta per tornare a correre. Credo che si possa essere vincenti dimostrando che dopo una sconfitta hai imparato dai tuoi errori. Abbiamo creato tanto, potevamo concedere qualcosa in meno, e questa è una situazione sulla quale dobbiamo lavorare. Abbiamo vinto una partita meritatamente e dimostrando, ripeto, di avere la testa giusta. Tutto in un bel pomeriggio di sole in Sardegna, forse anche troppo, con Icardi che torna a segnare in trasferta 161 giorni dopo. Sì, il terzo posto è il nostro obiettivo sicuramente, perché più in alto penso non ce la facciamo, ma il terzo posto sarà il nostro obiettivo, da qua alla fine dobbiamo continuare a fare bene. Adesso bisogna solo vedere se la manita di Cagliari, impreziosita dal primo gol in A di Gagliardini, sia quella giusta anche per salutare il Papu e Petagna e vincere finalmente con l'Atalanta il primo scontro diretto per l'Europa delle Rapioli. E l'avete visto allora, nella vittoria sul Cagliari c'è anche il sigillo di Roberto Gagliardini, che segna la sua prima rete in Serie A. Davvero mesi straordinari per l'ex giocatore dell'Atalanta, che nell'esultanza poi ricorda le origini bergamasche. Si era trasformata quasi in un'ossessione quella frase che Gasperini gli aveva detto mentre si stava congedando da Bergamo. Per essere più forte, per fare il salto di qualità, devi diventare decisivo in zona gol. Gagliardini ci ha provato e riprovato per 7 partite, fino al giorno in cui ci è riuscito. Ancora Icardi, resiste, lo scarico dietro per Eder. Gagliardini ha un buon tiro, ci prova e c'è la rete anche di Gagliardini. Il gol di Gagliardini per rendere speciale questa partita per l'Inter. Cagliari rimarrà per sempre una tappa da ricordare nel percorso di questo ragazzo, che non è stato capace di entrare all'Inter in punta di piedi, ma si è preso subito la scena con personalità e grande voglia di emergere. Un pregio che in pochi vedevano nascosto dentro questo centrocampista classe 94, su cui davvero si può costruire il futuro. L'esultanza concordata con l'amico conduttore televisivo e quel ringraziamento a tutti quelli che l'hanno preso al fantacalcio e aspettavano una domenica da più 3. Buone notizie anche per Ventura, che su di lui ha sempre puntato con forza, convocato ancor prima di essere stegista, un volo che Gagliardini sta affrontando con la grande capacità di tenere i piedi per terra.